Andiamo a casa, va bene? Ciao, Sbriser! Come stai? Ehi, Storm, secondo te cosa mi ha rubato Eevee in questo episodio? Mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti perché saluterò tre persone nel prossimo video. Appunto, oggi saluto Don's Dance, Kevin Armenia e Levedru. Piu 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 piu! Ah, che bella la Uffa! Switch, sciabolette, dovevo giocarci di più! Dove sei? Ah, piu piu piu! Che cosa c'è, Dolcetto? Non vedi che il sindaco si sta prendendo un po' di pausa? Sta giocando alla Switch! Piu 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 piu! Basta giocare alla Switch, smettila, smettila, dobbiamo andare da Eevee. Come dobbiamo? Che ti Ah, sei dimenticato, vero, guarda che ci ha sì. invitato a casa Hai sua. Lo sai che ha anche una ragione. nuova casa strana. Sì, e Enorme. ancora effettivamente non riesco a comprendere come se la possa essere permessa lei. Cioè, nel senso, secondo te come cavolo ha fatto? Non lo so, secondo te avrà un bagno stavolta? Beh, spero di sì, sciabolette gigantesca quella cavolo di casa e spero che sia anche bello, di più del nostro quasi. Voglio andare a vedere, voglio andare Beh, ma non sei gelosa, sciabolette, guarda che casa che c'ha! È bellissima! a vedere. Beh, un pochino, però io l'ho fatta con le mie mani la nostra, quindi. Se arriviamo in questo video a 15.000 like, ristrutturerò casa mia e la rifarò come quella di Ivy. Sì, beh, d'altronde hai ragione, però la sua, cioè, come cavolo, magari non lo so, i suoi genitori fanno un lavoro Guarda che strano. cartello! Sì, appunto, quello che sto vedendo io. Oh! Ok. Ivy! Poi la porta. Ciao, È Ivy! abbastanza grande. Ciao! Sì, sciabolette, siamo qua per fare il tour di casa tua. Ah, certo, entrate, sono felicissima. Entrate, entrate. Sì. Ok. Ma sbaglio, c'è odore di nuovo da ovunque io sto girando la faccia. Ovviamente, questa casa è nuovissima. È appena fabbricata. Sì, cavolo, hai anche tipo la roba per guardare il cielo, il tetto Guarda vetro. che quadri! I Oh mio quadri Dio! moderni, insomma, si capisce che lo stile di questa casa è molto moderno, ma vabbè, dai, facciamola vedere che poi le domande arrivano dopo. Ok, qui c'è la mia Wow. bellissima cucina, anche se, ripeto, non so cucinare, però è bella bella, no? Guardate quanto è bello. Oh mio Dio, una Sì. cucina d'angolo, spria gigante. Stra gigante, anzi, e soprattutto il frigo, sciabolette. È bellissimo. Sì, è veramente bella. E la tavola, che figata che è la tavola! Guarda, Vedi? dolcetta, guarda i piedi, guarda, posso sedere? Che Wow. spettacolo! È bellissimo. Cavolo, complimenti. Sciabolette. Io non ho fatto nulla, però grazie. Ecco, vabbè, poi ci andiamo, poi ci arriviamo a quello. Vabbè, poi cosa c'è qua? Posso aprire? Non è che ti dispiace. Beh, il garage, Ah, non c'è niente di che. ma la macchina è Hai nuova? una macchina? Sì, anche Hai una quella, la nuova di patente? Zecca. Sì, credo, forse. Ma anche verde, cioè l'hai presa proprio apposta. Sì, Sì. sciabolette. Va bene, ok, andiamo a vedere di sopra che belle le scale così, però scusa, ma non potresti magari cadere? No, tranquillo, amo il pericolo. Ok, va bene. Guarda, finalmente una postazione gaming migliore. Sì, lo sto vedendo. Wow, lo so. Con il computer, una bella scheda video, due monitor. E poi qui c'è la mia spaziosa Un stanza da libro letto. aperto. Incredibile. È una guida sui videogiochi. Che bella la televisione, il letto a due piazze, matrimoniale quasi. Guarda, c'è anche un balcone qui. Sì, È la su TV casa tua. piatta. Lo vedo, e lì Cosa credo più che ci sia il bagno, importante? giusto? Esatto, Ah, finalmente, cavolo! finalmente! Io devo dire che è il bagno, siccome, sai com'è, ci tenevo, visto che non ho avuto il bagno per tanto, tanto Eh beh, tempo. direi. Ho tenuto che lo volevo più bello del resto di tutta la casa, infatti. Wow. Wow. Oh Madonna, mio che. Ma quanto è gigante questa vasca da bagno? Logicamente sei piena di bagno schiuma. Immagino che ti lavi sempre. Madonna, è bellissima stare in Dio! questa vasca da bagno. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, il cesso, il lavandino gigante. Devo dire che a volte mi preoccupo perché magari Zio Cruco può Eh vedere. sì, la Però un altro cosa. balcone. Magari potevi mettere delle tendine, non credi? Sì, penso che le metterò. Perché sai com'è, Zio Cruco è un maniaco. Eh sì, mi sa proprio di sì. Veramente, è molto carina casa tua. Ma andiamo alle cose, cioè, che mi interessano di più. Ovvero, come cavolo hai fatto a permetterti una casa del genere? Scusate, sono i muratori accanto. Ah, ok. Stanno continuando a costruire. Sì, appunto. Dunque, sì, è stata una persona molto, molto. Ehi! Ok, grazie. Ah. È una persona molto, molto, molto gentile che si chiama. Aspetta, come si chiamava? Sim. Sim Nor Sim? Una Ma che cosa? cosa del genere. Ma com'è possibile? Simnor Sime! Ma noi lo conosciamo.
conosciamo. Sì che lo conosciamo. Aspetta, ma c'è il giardino anche che ti stanno... Ci sono i muratori che stanno costruendo il giardino. Sì, non li senti da poco fa? Sì, lo sai, probabilmente ti stanno facendo anche una grandissima piscina. Ma sì, non sì, ma scusami un attimo, come... Ma è il miliardario quello che vuole contrattare con noi, Dolcetta. Ti ha fatto la casa. Sì, sì. Cioè, sì, gli ha fatto la casa. Ma scusami un attimo, come cavolo è possibile questa cosa? Perché? Perché? Perché ci siamo incontrati e ha detto che sono molto carina e che voleva aiutarmi visto che non avevo un bagno. Però mi ha regalato tutto questo, fra cui anche la macchina. Chissà se mi regala anche una patente. Ma tu non hai fatto niente in cambio? No. Ah, ok. È strana questa cosa, è davvero molto strana. Però è bellissimo, sono solo molto fortunato, devo dire, perché sono affascinante. Sai, Ivy, mi sa proprio che tu non puoi tenerla questa casa. Dovrò andare a parlare con Signor Sime. Perché? Per quale motivo? Perché quella casa era registrata, la tua casa, quella di prima. Ormai l'avevo registrata. Che cosa devo fare? Si è trasformata? Certo. Ma contro la legge, non posso mica toglierla. Ma secondo quale legge? Secondo la legge che se ti costruiscono una casa gratis, tutte le tasse vanno poi all'interno del municipio. Si chiama la legge dell'invidia? Questa casa non puoi tenerla. Questa casa non puoi tenerla. No. Assolutamente no. Non puoi tenerla. Appunto, no, non puoi tenerla. E invece la tengo. No, io la tengo. Non puoi tenerla. La tengo. Ok, Ivy, va bene. Sai che ti dico? Tanto fra poco, molto presto, probabilmente adesso te la toglierò. Prenderò un bel carro attrezzi e te la toglierò subito, tutta quanta che è. Hai capito? Va bene, carro ecco. Vai, Dolcetta. Ah! No, la Switch! Cosa? La mia Switch! La Switch, no, dammi la Switch! Dammi la Switch! No, esci? No, no! Esci? No! Mi tengo la Switch, così impari a fare l'invidioso cattivo. No! La mia Switch! Ah! Aspetta, Robby! Dolcetta, la mia Switch! Ah, perché mi ha preso la mia Switch, Dolcetta? Te la sei un po' cercata. Ma non può tenere una casa del genere. Dai, è brucia, non era, tutto quello che ho detto non aveva senso. Ma perché semplicemente è così tanto bella che non ci sta con il resto delle case che sono bruttissime. Ah sì, meglio di casa tua che ti ha fatto tua moglie con le sue mani. Tranne casa mia, sia chiaro. Però la casa di Elok, la casa di Crucco non c'entra nulla con quella che ha Ivy. Cioè cavolo, guarda che materiale hai utilizzato. Vabbè, non li ha usati lei. Ho capito, ma non ha senso questa cosa. Alla mia Switch, Dolcetta! Mio Dio, io non posso starmene così con le mani in mano. E la Switch anche di mio figlio. E se mio figlio viene a scoprire che Ivy ha preso la Switch, fa il matto. E sai che il Svizzero non riesce mai a contenere la sua rabbia. Dai, devi darti una calmata. Va bene, mi darò una calmata. Vado a giocare a... il giramento di pollici. La mia Switch. La mia maledetta Switch. Si è presa la mia Switch. E non posso lasciargliela. Brutta babbea. Si è presa la mia Switch. Io devo andare a casa sua. Devo andarci. Cazzo! Porca miseria, che male, Aya. Devo entrare in casa sua e devo prendermi subito la Switch. Non è possibile questa cosa. Come faccio? Oh, sì, so come fare. C'è un salto che stavo tentando ieri nel farlo, però alla fine non ci sono riuscito. Ed è questo qua. Questo qua. È proprio questo. Ok, magari è il punto più vicino fra casa sua e casa mia. Magari riesco in qualche modo a... Ah! No! Porca miseria, dai, che ci devo riuscire. Dai, è semplicissimo quel salto. Riesco a farcela. Ci riesco, ok? Dai, Spri. Sì! Non ci posso credere. Come cavolo faccio a salire sopra casa sua? Dai, era semplice quel salto. Prima ci riuscivo, adesso com'è che non ci riesco più? Dai, che la terza volta è sempre quella buona. La terza volta è sempre quella buona. 3, 2, 1. Sì! Oh mio Dio! Sì, ci sono riuscito! Ok. Ma non è a letto. Dove cavolo è? Ok, sì, ragazzi. Dai, fate veramente schifo. Mi state facendo arrabbiare. Bene, penso che andrò in bagno. Ah, finalmente un bagno. Lasciamo la testa ancora giocando.
Devo andare subito. Come faccio? La porta. Magari dove cavolo l'ha messa la mia Switch? Magari è qua da qualche parte. No, non c'è. Ma poi come fa a giocare con tutto buio qua? Dove cavolo è? Dove cavolo è? La mia Switch. La mia Switch. Dove cavolo l'ha messa la mia Switch? Oh, sciabolette. Non riesco ad aprire la porta. Come faccio? Come cavolo faccio? Aspetta, ho visto delle chiavi. Ah, mi sa che almeno una di queste tre è la chiave. Quella giusta. Ok, ancora in bagno. Meno male che le donne ci stanno tanto in bagno. Ok, perfetto. Ottimo, ha funzionato. Ecco la mia Switch. Oh, sciamolette, cara mia Switch. Mi sei mancata. Ok, adesso andiamo a casa, va bene? Ciao, Sbreezer. Come stai? Aiuto! Vieni qua. Oh cavolo, che casino. Tieni queste. Che ci fai? Scusa, le chiavi. Ciao! Ho preso la mia Switch. Mi appartiene. Te lo smantello, casa. Ah sì? Vedremo, avvicinati. No, ciao. Sciavolette. Ok. Eccola qua. Ora, ma tutto molto meglio. Che casino. Ok, Dolcetta sta dormendo e non ha sentito nulla. In realtà ho sentito tutto.